Nome: Andrea. Niki. Cognome: Fidanza. Vendola. Età: 24 anni. 53 anni. Da dove viene? Provincia dell'Aquila. Da Terlizzi, provincia di Bari. Professione: Studente. Giornalista, prestato alla politica. Da 1 a 10 quanto le piace il suo lavoro? 10, ovviamente. Ma contemporaneamente 0 e 10. Percorso di studi: sono diplomato al liceo classico di Avezzano e adesso studio medicina all'Aquila. Diplomato al liceo scientifico, laureato in lettere e filosofia all'università di Bari, sempre col massimo dei voti. Se dico ricerca, cosa le viene in mente? Tagli. La libertà, la possibilità di investire su un percorso di totale libertà. La ricerca è non avere vincoli, è interrogarsi su qualunque cosa in totale piena libertà. Se dico innovazione, cosa le viene in mente? Bicicletta. La scoperta del nuovo e la riscoperta dell'antico. Di cosa ha bisogno la ricerca? La ricerca ha bisogno di essere il punto cardine del futuro e dell'investimento della nostra Italia. Di finanziamenti e di valore politico. Un messaggio per i giovani: abbiate fiducia nel futuro. Che possano riappropriarsi del diritto a vivere il futuro non come una minaccia ma come una speranza. Per lei che colore ha la ricerca? Ma la ricerca non ha nessun colore se non quello di verde speranza. Un verde cangiante. Perché? Perché mi ricorda molto le nostre marine. C'è sempre la speranza che magari i vari governi che si susseguono abbiano diano un canale preferenziale a quello della ricerca. Colonna sonora della ricerca: Com'è profondo il mare. Uno su 1000 ce la fa. Faccia a gara con il suo collega, chi risponde prima vince. 1000 più 384 meno 226. 1500, 1600, 3. Quant'era? 1100. Sarà 1100 circa. Convinca il mondo che è bello fare ricerca. È la passione, è l'eros che induce a trovare sempre qualcosa di nuovo da approfondire ogni argomento. Ma credo che anche quel cavernicolo che cominciò ad accorgersi che provocando artificialmente l'arrotondamento della pietra nasceva una cosa che poi ruotava, inventando la ruota inventò un rapporto tra se stesso e l'idea del movimento che ha cambiato la storia umana. Senza la ricerca noi saremmo ancora prigionieri delle caverne. Al mio 3 ci faccia una risata. 1, 2, 3. Un saluto a tutti i ricercatori. Tenete duro, tornerà l'età dell'oro. Ma credo che meritino molto più di un saluto. Il mestiere degli acrobati oggi, fare ricerca in una condizione di svalorizzazione sia dal punto di vista dei salari che dal punto di vista proprio del peso che la ricerca ha nel nostro sistema sociale. Bisogna sapere che i ricercatori sono davvero la frontiera più esposta nella capacità di guadagnare futuro.